allora incominciamo dal primo ambito. Don Massimo ci ha già detto che la giornata sarà composta da quattro ambiti. E prima di introdurre, dico solo sulla modalità concreta che vedete, chi sta seguendo sul canale YouTube il nostro convegno può vedere che in chat è possibile scrivere dei commenti o delle domande che poi passeranno sul video di volta in volta a seconda delle situazioni. Bene, allora entriamo nel primo ambito, quello che riguarda le relazioni familiari ed educative. Qui in questo ambito avremo due temi. Il primo tema che affrontiamo è l'infanzia e l'adolescenza, in particolare le trasformazioni della dimensione sociale nella scuola, nella comunità cristiana e nel tempo libero. Il tema ci viene presentato anzitutto dal professor Stefano Vicari, che è professore ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è anche responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza presso l'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Sono certo che le parole chiare del professor Vicari ci illumineranno sul tema. A lei la parola, professor Stefano. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui in questo modo in cui siamo apparentemente distanti ma in realtà così vicini. Un ringraziamento ai colleghi del tavolo della salute mentale con cui davvero è un onore poter lavorare e, come non ricordare, Don Massimo Angelelli che è il vero motore di questo nostro tavolo. Bene, i tempi sono molto ristretti, quindi io andrei subito sul tema e chiederei quindi di poter avere le diapositive. E possiamo andare alla prossima. Quindi il tema della salute mentale in età evolutiva letta alla luce di quello che sta avvenendo, cioè della pandemia Covid. Ora, noi sappiamo che la salute mentale si fonda su una serie di presupposti, di variabili, certamente biologiche. La vulnerabilità genetica è un fattore che incide fortemente sulla salute mentale di ciascuno di noi, ma poi su questo vanno a interagire fattori ambientali che sono psicologici e sociali. Tra questi, la prossima, grazie. Tra questi ci sono sicuramente da individuare dei rischi, quindi dei fattori di rischio che incidono appunto in termini di stress sulla salute mentale e dei fattori protettivi. Tra i fattori di rischio ci sono appunto gli eventi che la vita ci riserva e che sono ovviamente diversi da ciascuno di noi. Come potete vedere, in realtà gli eventi stressanti giocano un ruolo nel senso di aumentare rischi per eventuali disturbi mentali. Avanti. Tra gli eventi stressanti, quando gli adolescenti e i bambini in generale sono posti nella condizione di vivere eventi stressanti, sappiamo che questo può avere un effetto in termini di disturbi e quindi di malessere mentale. Questi possono essere eventi che riguardano sia il maltrattamento che possono essere vissuti all'interno della famiglia e questo può portare a una disregolazione emozionale, alla comparsa di ansia e depressione. Ci possono essere anche eventi stressanti nella relazione che un adolescente vive con i pari, con i coetanei, come ad esempio la perdita di un amico o la rottura di una relazione affettiva importante. Abbiamo visto che a seguito di questa eventi possono comparire sintomi di tipo ansioso depressivi, ma gli eventi stressanti possono essere anche all'interno del nucleo familiare, ad esempio la malattia o la morte di un genitore, e questo anche dà vita spesso alla comparsa di sintomi a carico del tono dell'umore, quindi di tipo depressivo, ma anche si associa questo con la comparsa di abuso di cannabinoidi, di cannabis e di nicotina. La prossima. Quindi in realtà quello che voglio sottolineare in questa
introduzione è che gli eventi stressanti spesso correlano con un rischio psicopatologico. Non c'è una corrispondenza, come dire, assoluta, ma è certamente va considerato come un fattore di rischio importante. Quindi gli eventi stressanti, il rischio psicopatologico correlano, nel senso che quegli adolescenti, quei bambini e quegli adolescenti che vivono eventi stressanti hanno un maggior rischio per sintomi internalizzanti, che vuol dire ansia e depressione, essenzialmente, o esternalizzanti, quindi anche disturbi del comportamento, fino a una vera e propria comparsa di un disturbo psichiatrico. Ma è anche vero che avere una vulnerabilità per sintomi psichiatrici, sia internalizzanti che esternalizzanti, aumenta la probabilità, quindi costituisce una fragilità che espone maggiormente i minori a eventi di vita stressanti. Prossima. Ecco, come incide, come impatta la pandemia da Covid-19 su questo discorso? Avanti. Beh, sappiamo appunto cosa è successo all'inizio di marzo in Italia e già da prima nel mondo avanti, e come di fatto il Covid-19 costituisca un evento stressante e quindi in quanto tale costituisca una minaccia per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Beh, perché? Perché il Covid si è accompagnato a una serie di eventi a cascata, come che sono stati ad esempio la chiusura delle scuole, una chiusura, una riapertura e poi con la seconda ondata di nuovo una chiusura, quindi una riduzione forte, una contrazione fortissima delle occasioni di socializzazione per i ragazzi, per i bambini e per gli adolescenti, anche con una riduzione forte di quelle che possono essere le esperienze e di attività all'esterno di casa, ad esempio le attività fisiche. Questo ha impattato, come vedremo, anche sulla regolazione dei ritmi circadiani, ad esempio del sonno, elemento particolarmente critico in questo periodo. E quindi la paura, la preoccupazione che all'interno delle famiglie si vive, soprattutto la seconda ondata, rispetto alla salute più generale, al rischio di ammalarsi, al rischio addirittura di morte, costituisce un'esposizione continua per i bambini e per i ragazzi a livelli molto elevati, di stress. E quindi, di fatto a questo si associa un'esposizione a un trauma collettivo, che è quello che vivono le nostre comunità più locali, ma anche nazionali, su, questo tipo di evento. La prossima. Alcuni studi su questo ci aiutano a capire che cosa sta succedendo. Questo in particolare che vedete rappresentato nella diapositiva si riferisce a dei primi dati che provengono dai colleghi cinesi che hanno studiato gli effetti nella loro comunità che l'impatto della pandemia ha avuto appunto all'interno della loro comunità. Vediamo come già nella tarda primavera ci viene segnalato che i bambini in età prescolare, quindi anche in età precocissima, di fronte all'esposizione dell'epidemia, allora o pandemia oggi, da Covid-19, mostrano un aumento significativo di irritabilità, disattenzione, comportamenti dirompenti, cioè comportamenti particolarmente caratterizzati da aggressività rispetto alle cose o alle persone, e disturbi del sonno. Ecco, ancora una volta, l'irritabilità e il disturbo del sonno sono degli elementi su cui dobbiamo richiamare la nostra attenzione, perché sono gli aspetti su cui forse di più vengono sottolineati come gli effetti più rilevanti in questo tipo di esperienza. Negli adolescenti e preadolescenti c'è un aumento marcato dell'ansia e con un eccesso quindi di preoccupazione rispetto al momento che viene vissuto e anche rispetto al futuro, a quello che il futuro ci può riservare. Avanti. La prossima. Ecco, queste prime osservazioni sono state confermate anche da ulteriori studi, e quindi gli aspetti che caratterizzano la sintomatologia psichiatrica tra gli adolescenti in tempo di Covid, come effetto, verrebbe da dire, della pandemia, sono appunto i disturbi dell'ansia, i disturbi dell'umore e anche degli aspetti legati all'area post-traumatica, e quindi a un disturbo acuto da stress, quindi legato direttamente all'esperienza che in quel momento viene vissuto, o uno stress post-traumatico, in qualche modo i segni che restano nel tempo dopo un'esperienza così difficile e così traumatica. Avanti.
Ci sono, la prossima. Ecco, ci sono alcune osservazioni che sono state riportate anche dalla stampa, diciamo così, non specialistica, di alcune osservazioni condotte anche nel nostro paese. Ad esempio, quella che vedete rappresentata in questa diapositiva è quello che ci viene raccontato dai colleghi del Gaslini, come sapete, un ospedale di Genova che si occupa in particolare di età evolutiva. Ebbene, i dati che i colleghi riportano sono dati particolarmente rilevanti, importanti, richiamano la nostra attenzione perché ci dice che almeno 2 bambini su 3 sotto i 6 anni mostrano un aumento di irritabilità e un disturbo del sonno associato a un'ansia che aumenta, quindi una fetta molto importante, che il 71% dei bambini di età scolare, quindi sopra i 6 anni, mostrano una regressione, cioè un ritorno a comportamenti tipici di età più precoci con un'alterazione del ritmo sonno-veglia, cioè vuol dire una difficoltà nell'addormentamento, dei risvegli frequenti notturni o un risveglio precoce. Anche negli adolescenti compare una maggiore instabilità emotiva, quindi con una forte irritabilità e cambiamento del tono dell'umore verso cioè un aspetto più di tipo depressivo. Quello che è importante e su cui ci richiamano i colleghi genovesi è che la gravità della risposta che noi possiamo osservare nei bambini e negli adolescenti è molto legata a come mamma e papà vivono l'esperienza del lockdown. Ovviamente dei genitori, cioè che sono in grado di accogliere le preoccupazioni dei propri figli, ammortizzano l'esperienza traumatica. Genitori che per primi vivono in modo molto angosciato, ansioso verrebbe da dire, o con forte preoccupazione comunque, l'esperienza del lockdown, trasmettono in qualche modo questa loro modalità ai bambini, ai loro figli, come dire, favorendo in qualche modo una comparsa di una risposta di tipo ansioso o di alterazione del ritmo del sonno veglia. Avanti. Ecco, i dati che abbiamo visto finora riguardano, come dire, la popolazione più generale. Però noi non dobbiamo dimenticare che tra i bambini e gli adolescenti che popolano le nostre città, le nostre famiglie, ci sono anche bambini e adolescenti che hanno delle difficoltà, che sono, diciamo così, svantaggiati da un punto di vista, psicologico. Sono quei bambini e quegli adolescenti che già prima della comparsa della pandemia avevano bisogno di un supporto psicologico o psichiatrico, quindi con un vero e proprio disturbo mentale. Ecco, per questi ragazzi, la pandemia ha significato molte cose, non solo quello che abbiamo visto aver riguardato tutta la popolazione infantile, e cioè ad esempio la chiusura delle scuole, la riduzione degli spazi di socializzazione, ma anche molto spesso l'interruzione delle terapie che per loro così importanti ed essenziali. Quindi molti ragazzi hanno dovuto interrompere o il trattamento riabilitativo o la psicoterapia, che diventa uno strumento per loro di grande opportunità e di benessere. Ad esempio, sappiamo da alcuni studi già pubblicati, anche questi diffusi sulla popolazione più sulla letteratura più generale, che nei ragazzi con disturbo mentale la pandemia ha significato un aumento in generale della sintomatologia che li caratterizzava ancora una volta, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti d'ansia, di preoccupazione, quindi l'ansia è questo, un eccesso di preoccupazione, e anche con addirittura un aumento di quella che è una sintomatologia psicotica, lì dove soprattutto c'è una forte preoccupazione sul proprio status mentale. Nelle diapositive che seguono vorrei mostrarvi un'esperienza che abbiamo appena concluso al Bambino Gesù, in cui siamo andati a valutare nei ragazzi che seguiamo regolarmente come sono andate le cose, cioè come ragazzi quindi con un disturbo mentale sono cambiati nel corso della pandemia, per avere una misura e una lettura anche di quello che avviene in popolazioni così particolari. E come vedete abbiamo indagato soprattutto come è cambiata l'organizzazione dell'attività quotidiana di questi ragazzi e anche la loro sintomatologia psichiatrica, e se su questo ci sono state adottate delle strategie
di richiesta d'aiuto, il coping, cioè in che maniera poi possiamo in qualche maniera forse immaginare un supporto per questi ragazzi. Avanti. Come vedete, qui avete dei dati che vi danno una fotografia della popolazione che noi abbiamo studiato. È stata di fatto, abbiamo utilizzato una survey online, cioè abbiamo mandato una sorta di questionario alle famiglie che hanno accettato di collaborare a questo tipo di studio. I dati sono stati raccolti tra maggio e agosto, quindi di fatto abbiamo valutato l'effetto della prima ondata. Abbiamo raggiunto, vedete, 128 ragazzi, in realtà qualcuno in più, ma quelli che hanno risposto sono stati 128. L'età media è un'età che colloca il nostro campione in una fascia adolescenziale, l'età media è 14 anni, con un range che va dai 12 ai 16-17 anni. E vediamo quali sono le caratteristiche anche nelle prossime diapositive. Nella prossima, ecco qui avete una fotografia delle diagnosi che caratterizzavano i ragazzi che hanno partecipato a questo tipo di indagine prima del lockdown, ovviamente. Vedete che dominano i disturbi d'ansia, il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo dell'umore, ma sono rappresentate un po' tutte, verrebbe da dire, le categorie diagnostiche che caratterizzano un po' la neuropsichiatria infantile, quindi dalla disturbi del neurosviluppo come la DHD ai disturbo ATIC, ai disturbi psichiatrici più noti, più tradizionalmente intesi come il disturbo, ad esempio, dello spettro della schizofrenia e il disturbo oppositivo provocatorio, cioè il disturbo della condotta. Avanti. Le caratteristiche del nostro questionario di fatto si riferiscono a due grandi categorie. In una prima parte abbiamo raccolto dei dati sociodemografici anche per avere, ad esempio, informazioni sulla composizione del nucleo familiare, ma anche sulle caratteristiche dell'ambiente nel quale il ragazzo vive e anche per capire cosa è successo durante la pandemia, la quotidianità, come è cambiata nella organizzazione di vita appunto di ogni famiglia. E poi abbiamo invece valutato più direttamente i sintomi psichiatrici, i sintomi del comportamento e se sono appunto si sono manifestate, cioè elementi in reazione a eventi all'evento stressante caratteristico della pandemia. E qui vedete alcuni esempi del questionario che noi abbiamo utilizzato, ad esempio in termini di attività quotidiana, quanto il genitore ritiene che si sia modificata la routine quotidiana, quindi gli orari per l'organizzazione della giornata del ragazzo, se sono comparsi dei sintomi fisici, ad esempio mal di testa, mal di pancia, difficoltà respiratorie, soprattutto quando si parla di pandemie e quarantena, se appare teso, se diventa irritabile quando si affronta il tema della pandemia e della quarantena. Avanti. Poi abbiamo chiesto anche però ai ragazzi, agli adolescenti, di compilare un questionario e in questo questionario abbiamo valutato soprattutto l'impatto che la pandemia ha avuto sulle abitudini e sul funzionamento globale, cioè sulla capacità di performance, di prestazione, insomma, dei ragazzi stessi, sia in termini scolastici sia in termini sociali. E quindi abbiamo potuto valutare la gravità dei sintomi legati allo stress, alle eventuali esperienze dissociative, una eventuale presenza di sintomologia post-traumatica e poi, perché come abbiamo visto nella prima parte, il sonno è uno degli elementi più importanti che si altera durante eventi stressanti, siamo andati a indagare proprio questi aspetti, cioè la qualità del sonno. Avanti. Ecco, i risultati devo dire che ci hanno colpiti molto perché se facendo riferimento a quello che i genitori ci riferiscono, il 40% dei ragazzi che abbiamo intervistato, un campione comunque rappresentativo perché particolarmente numeroso, come ricorderete, il 40% mostra un cambiamento significativo nell'organizzazione dell'attività quotidiana. E addirittura un 22% stravolge profondamente la routine quotidiana. Quindi la quarantena, il lockdown, ma in generale la pandemia, anche probabilmente anche legata ai cambiamenti nell'organizzazione scolastica, ha stravolto profondamente
la vita dei ragazzi. Questo perlomeno a quanto ci dicono i genitori, ma anche i ragazzi stessi ci dicono che almeno un 40% di loro ha investito molto meno nello studio. Quindi l'effetto della didattica a distanza dovrebbe essere letto anche alla luce di questo risultato. Perché il 35%, uno su tre, ci dice che passa molto più tempo stando a letto durante il giorno. Spesso a guardare il soffitto, a dormire, ma comunque quasi in un atteggiamento di assoluta prostrazione. E il 60% degli adolescenti ci dice che in realtà l'attività principale è stato il videogioco, l'utilizzo di dispositivi elettronici, fino a più di 4 ore al giorno. In realtà i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di continuare il trattamento almeno nel 50% dei casi. In che maniera? Per via telematica, ovviamente, a causa proprio dei cambiamenti che la pandemia ci ha costretti. Il 50% ha proseguito il trattamento in questo modo, ovviamente un po' improvvisato inizialmente, e poi che si è andato via via organizzando. Quindi questo vuol dire che il resto, il 50%, in realtà o non ha fatto proprio terapia, come vedete il 30%, oppure ha proseguito in modo molto saltuario e con grandissime difficoltà. Avanti. Bene. Quello che abbiamo osservato è che circa il 47%, quindi circa il 50%, quindi i ragazzi che hanno proseguito la terapia, questo voglio dire, hanno di fatto mantenuto una certa stabilità del quadro clinico. Questo è importante perché ci dice che anche la terapia eseguita a distanza, quindi in un modo così improvvisato a causa delle condizioni, ha comunque tamponato in qualche maniera la situazione che i ragazzi stanno vivendo. Il resto, quelli che non hanno seguito avuto la possibilità di seguire il trattamento, hanno peggiorato la loro condizione clinica, ma c'è un 12%, e questo è interessante valutarlo magari nella discussione, che addirittura è migliorato nella sua loro sintomatologia clinica. Non deve stupirvi, un momento solo, non deve stupirvi questo, perché quel 12% che è migliorato probabilmente si rifà a quei ragazzi che hanno un disturbo, ad esempio, di ansia sociale, cioè che hanno una grandissima difficoltà a confrontarsi con gli altri e che quindi hanno vissuto la chiusura in casa, la restrizione degli spostamenti come un fattore di protezione. Il problema qual è stato e quale sta essendo in questo periodo? Che questo 12% oggi fa molta fatica a uscire di casa, quindi a riaffrontare la vita quotidiana. Quindi questo apparente miglioramento in realtà si sta traducendo in un peggioramento delle condizioni dei ragazzi che hanno questo tipo di disturbo. Avanti. In termini poi più di tipo sintomatologico, vedete che gli aspetti più frequenti, sintomatologici, diciamo così, sono le esperienze dissociative che noi troviamo nel 44% dei ragazzi, quella tendenza a fissare il vuoto senza pensare a nulla, no? Dicevo, passano più di 4 ore al giorno sul letto in un stato di assoluto annullamento delle proprie emozioni e capacità cognitive. E poi vedete ancora una volta il disturbo del sonno, quanto è frequente nei ragazzi. Almeno uno su tre presenta delle gravi difficoltà nell'addormentamento o addirittura con delle ripercussioni poi nella qualità di vita di ogni giorno. Avanti. Avanti. Ecco, mi avvio alla conclusione perché credo di aver concluso, di aver terminato il tempo a disposizione. Vi riporto alcune frasi che alcuni ragazzi ci hanno riferito, perché nel questionario era possibile inserire anche dei commenti di questo tipo. Ad esempio, ho un disturbo dell'apprendimento, mi sono sentito solo e senza aiuto sia durante le video lezioni che a casa nel fare i compiti. Nel periodo di quarantena mi è mancata molto la presenza a scuola, di contatti con i miei professori e i miei compagni. La mia vita non è cambiata in maniera radicale, mi sento fortunato, ho potuto continuare a studiare e a sentire gli amici. Questo è ovviamente per dare
testimonianza della variabilità anche dei commenti, ma in realtà la maggioranza, come abbiamo visto, ha avuto modo di soffrire fortemente di questa riduzione di spazi. Avanti. Avanti. Per quanto riguarda le modalità che i ragazzi hanno avuto per fronteggiare questo tipo di esperienza, cioè il coping, la richiesta, quindi la capacità di aiuto, ecco, le strategie più utilizzate, vedete che sono l'accettazione, la distogliere l'attenzione da quello che avviene, quindi essere occupati in qualche modo in attività quotidiane, e l'umorismo. Questo lo presento perché credo che possa essere molto utile per gli adulti che accompagnano la crescita di questi ragazzi, siano essi genitori o siano essi insegnanti, perché ci sono delle strategie che in qualche modo possiamo utilizzare per aiutare i ragazzi nel loro crescere, nell'affrontare questa situazione così complicata. Avanti. Quindi, se volessimo provare a riassumere quelle che sono, quello che è stato l'effetto, ma che ancora è tuttora l'effetto di questa situazione nei ragazzi, perlomeno, che hanno un disturbo neuropsichiatrico, è che c'è una diminuzione della motivazione e dei livelli di partecipazione allo studio. Questa è una variabile che dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui proponiamo la didattica a distanza. E la diminuita motivazione allo studio è sostituita ad un investimento marcato nell'uso dei dispositivi elettronici, quindi su questo occorre una vigilanza dei genitori per un uso responsabile di questi strumenti. La sintomatologia di base sembra modificarsi con un'accentuazione degli aspetti di irritabilità e di ansia, in particolare, e i disturbi del sonno. Infatti, compaiono i sintomi psichiatrici legati allo stress, l'insonnia, le esperienze dissociative, l'aumento dello stato di allerta, la maggiore irritabilità. E comunque la strategia principale di coping, di resistenza rispetto a questa emergenza, sembra essere l'accettazione. Quindi anche qua la possibilità dei ragazzi di poter discutere con gli insegnanti e con i genitori è particolarmente importante. Avanti. È importante quindi, nel momento in cui noi immaginiamo una didattica a distanza, di poter, come dire, disegnare un tipo di intervento che sia mirato anche alle caratteristiche stesse dei ragazzi. Non possiamo pensare a una didattica a distanza che sia uguale per tutti, è necessario un coinvolgimento forte dei ragazzi. Mi rendo conto che questo può sembrare illusorio in una realtà in cui per molto tempo sono mancati addirittura gli strumenti di base per poter garantire una didattica a distanza, ma questa sembrerebbe essere l'unica strada. In generale, io credo che noi dovremmo fronteggiare questa situazione, se vogliamo essere di aiuto ai nostri ragazzi, offrendo la possibilità di ascoltare la loro esperienza, di accogliere le emozioni che loro vivono a seguito di questo evento così traumatico per tutti e in particolare per loro. Dovremmo essere contenitivi rispetto alle loro preoccupazioni, quindi dare delle informazioni realistiche utilizzando un linguaggio quindi certamente corretto, ma che non. Credo che ci sia forse un problema di collegamento con il professor Vicari. Intanto credo che ci abbia fornito un quadro esauriente della situazione. La ringraziamo per questo. Evidentemente c'erano molte più cose che si potevano dire, ma la situazione credo che sia chiara a tutti, non solo per le situazioni, diciamo, dove ci sono ragazzi, bambini con disturbi. Ma probabilmente molte delle cose che abbiamo ascoltato sono riferibili alla popolazione generale. E passiamo adesso alla seconda parte sullo stesso tema, infanzia, appunto, e adolescenza, e ascoltiamo la proposta pastorale. Sarà una proposta piuttosto complessa perché ci viene offerta da quattro dei direttori di uffici della Conferenza Episcopale Italiana. E incominciamo con il primo, il professor Ernesto Diaco, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola, l'Università della Conferenza Episcopale Italiana. A lei la parola, professor Ernesto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie al professor Vicari per le sue molto interessanti riflessioni e grazie soprattutto a Don Massimo Angelelli.
Sulla scuola si potrebbe parlare a lungo, sulla didattica a distanza, sulle sue ripercussioni, però si chiede una proposta pastorale per cui io mi limiterò a comunicare un po', provare a descrivere come il mondo ecclesiale, il mondo della pastorale ecclesiale della scuola ha reagito alla pandemia e quale risorsa può restire anche per la salute mentale e relazionale nel quadro educativo più ampio dei nostri ragazzi. Per presentare un po' la reazione che c'è stata, provo a descrivere, a elencare meglio alcune esperienze. Ad esempio, proprio pochi giorni fa, la Diocesi di Torino, l'Ufficio per la Pastorale Scolastica e l'Ufficio per la Pastorale Universitaria della Diocesi di Torino, in collaborazione con la Caritas e con un'associazione di volontariato che si chiama Lineamenti, hanno lanciato un servizio di consulenza psicologica totalmente gratuita, rivolto sia ai docenti e ad altre figure come i volontari, sia agli studenti. E questo fatto dalla diocesi, insomma, da un organismo pastorale. Ancora, il mondo ecclesiale dell'associazionismo studentesco, un esempio che vi porto, il Movimento Studenti dell'Azione Cattolica, durante i mesi del lockdown, ha avviato delle riflessioni e prodotto un testo, un documento intitolato La sfida possibile, costruiamo la scuola del noi. Il loro intento, la loro prospettiva è quello di costruire una scuola dove l'alunno sia sempre più coprotagonista del proprio percorso di crescita. Ebbene, in questo testo, in questa scuola, come l'hanno immaginata gli studenti dell'Azione Cattolica, ci sono quattro vie prioritarie, la prima delle quali si intitola proprio il benessere a scuola, un'espressione mai usata prima da parte loro e direi anche nel contesto della pastorale scolastica. Il benessere a scuola è stato la situazione che stiamo vivendo a portare ad accrescere, ad accentuare l'attenzione per questi aspetti nel mondo pastorale. E naturalmente gli studenti dell'Azione Cattolica chiedono quindi un'attenzione maggiore alle relazioni nel gruppo classe, un'attenzione a quelle esperienze di isolamento che ci sono purtroppo anche nelle classi, nelle scuole, chiedono maggiore confronto, maggiore ascolto, anche una pianificazione sostenibile della didattica, soprattutto quando è integrata, chiedono percorsi di riorientamento e anche di prevenzione, anche perché no, di sportelli psicologici. Un altro ambito della pastorale che si è mobilitata è quello dei doposcuola parrocchiali. Doposcuola parrocchiale cito per tutti il caso di Crisciranni, che è un doposcuola della parrocchia di Modica, nella diocesi di Noto, che non solo, ovviamente sfruttando le tecnologie digitali ha aiutato i ragazzi, ha accompagnato i ragazzi che erano chiusi nelle loro case, nello studio, nei compiti che venivano assegnati, ma ha proprio creato una rete di solidarietà, di ascolto, di comunicazione anche fra le famiglie, un po' diciamo fra tutto il paese. Cosa simile ha fatto Scuola Soccorrentes, che è una fondazione pontificia di scuole cattoliche, ma non soltanto, che addirittura ha coinvolto circa 2.000 adolescenti di diversi paesi, quindi non solo l'Italia, ma anche Spagna, Colombia, Portogallo, Giappone, che ad orari stranissimi potete immaginare si incontravano online e questo li ha stimolati anche a mettere in gioco le loro risorse di conoscenza delle lingue e di scambio. È stato molto importante nel resoconto, nella relazione finale di questa esperienza è proprio esplicitamente riconosciuto come i sentimenti di disagio e di nervosismo che erano presenti si sono ridotti nei partecipanti del 50% e dicono testualmente la tristezza del 60%. Parlando poi di scuole cattoliche, potremo vedere quello che è avvenuto all'interno delle grandi federazioni delle scuole cattoliche, penso alla FISM e la FIDAE, che sono le più rappresentative. Anche qui non ho il tempo di entrare nel dettaglio, però, un investimento sulla rielaborazione dell'esperienza, del vissuto, la capacità di dare voce alle esperienze anche dolorose, ai vissuti emotivi che hanno accompagnato la vita dei nostri ragazzi, il tema del lutto naturalmente, degli affetti, del dolore, della perdita. Ecco, anche su questo un po' scrivono, la scuola che nascerà dall'esperienza del Covid dovrà, misurarsi sempre di più. Altre esperienze riguardano il mondo della pastorale universitaria, ma questo forse un po' esulerebbe dalla fascia, che noi stiamo affrontando. Per cui, aggiungo solo qualche brevissimo cenno su alcuni elementi che mi sembra emergano da queste esperienze e costituiscano un po' quello che la pastorale può fare, soprattutto in questo momento, ma da qui in poi, sempre di più, per la salute mentale e relazionale dei nostri ragazzi. Ecco, la prima risorsa che la pastorale,
non solo la pastorale scolastica e universitaria, ma la pastorale in genere può fornire, sono veramente occasioni di ascolto delle persone e dare loro la parola, permettere a loro di raccontarsi, di narrarsi e di essere realmente ascoltati. Mi è piaciuto un giovane professore dell'Istituto Salesiano di Sesto San Giovanni vicino a Milano, ha anche raccolto le parole degli adolescenti, le ha pubblicate in un volumetto dal titolo Ci baciamo a settembre, che è una frase appunto che pronunciano due ragazzi, due studenti chiaramente innamorati che si sono visti perché si incontravano a scuola, ovviamente limitati in questa loro esperienza, ora hanno riassunto, diciamo così, i loro desideri con questo ci baciamo a settembre, poi non so se questo sia realmente accaduto, ma lo dico perché ecco, un'altra risorsa che la pastorale può mettere in campo è quello di trasformare le regole in occasioni di solidarietà, cioè o meglio far interiorizzare le regole, i limiti anche che abbiamo dovuto subire, che i nostri ragazzi hanno dovuto subire, cioè rafforzandoli con delle motivazioni di solidarietà, quindi di aiuto e di attenzione anche agli altri. Ecco, e questo forte senso di solidarietà si è accompagnato da parte degli educatori a un'educazione all'attesa, alla pazienza, che sono dimensioni esistenziali fondamentali, ma che non sempre oggi sono facili, soprattutto per i più giovani. C'è poi un altro aspetto che la pastorale su cui la pastorale gioca un ruolo importante, ed è il tema del desiderio, dell'educazione del desiderio e della creatività. È vero che nella nuova situazione la noia e la solitudine, lo diceva anche il professor Vicari poco fa, sono stati fra i principali nemici da combattere. Ecco, anche attraverso le reti, le occasioni del mondo pastorale, si può stimolare i ragazzi a restare attivi, a porsi degli obiettivi, anche piccoli o a piccolo, diciamo, limitati nel tempo, però sono stimoli intellettuali, stimoli sociali. Ecco, direi che la progettualità, aiutare i ragazzi a essere loro per primi capaci di progettare ed essere coinvolti in progetti in cui si sentono pienamente protagonisti. Anche questo può fare la pastorale. Concluderei con un'ultima osservazione, e cioè il nostro mondo, il mondo ecclesiale, ha un altro compito che forse sostiene un po' tutte le cose che abbiamo detto, cioè la capacità di fare leva sulla forza, sulla resilienza dei ragazzi, dei giovani, con il suo atteggiamento di fiducia e di sostegno incondizionato. Ecco, c'è una cosa che ci hanno detto, che ci stanno dicendo i ragazzi in questo momento, che hanno bisogno anche di adulti significativi vicini a loro. Non aver potuto incontrare i loro insegnanti o altri educatori, se non in queste forme mediate, è stato un impoverimento, l'hanno riconosciuto loro per primi. Ecco, allora credo che la pastorale in questo giochi veramente un ruolo molto prezioso, perché mette accanto ai nostri ragazzi degli adulti significativi, degli adulti che dimostrano di avere fiducia in loro, degli adulti che gli dicono sostanzialmente, con il loro atteggiamento, non solo a parole, anche tu puoi affrontare le difficoltà, puoi prendere in mano il timone del tuo futuro e puoi provare a spenderti per renderlo migliore. Dipende anche da te, ma non sarai solo, perché anch'io, anche noi ti saremo vicini. Ecco, questo è quello che la pastorale in questo momento credo stia facendo. Grazie. Grazie, professor Diaco. Chiedo scusa, ma riprendiamo un attimo il collegamento con il professor Vicari, che prima si è interrotto, per le sue conclusioni. Prego, professor Vicari, a lei di nuovo la parola. Sì, grazie. Ora, tutto questo che viene fatto, per chi ci segue, è una sorta di ginnastica cognitiva, quindi non pensiate che sia stato fatto a caso, questo è proprio voluto per esercitarvi nella attenzione alle cose che stiamo dicendo. Bene, dicevamo degli effetti che la pandemia ha in termini di salute mentale, sia per chi ha meno risorse, diciamo per chi ha delle difficoltà di tipo psichiatrico, psicologico, e che rappresentano certamente i disagi in tutta questa vicenda. Noi ci siamo occupati moltissimo di categorie di persone e dei loro diritti fino a
Insomma, questo è un paese in cui riparte il campionato di calcio e le scuole chiudono, e che dovrebbe forse farci pensare. Però, ora, al di là di queste considerazioni, io credo che sia molto importante dare la possibilità ai ragazzi di avere uno spazio di confronto con gli adulti, perché abbiamo visto che tra le strategie di coping c'è proprio questa necessità di interpretare quello che intorno a loro sta avvenendo. Quindi ascoltare le esperienze e accogliere le emozioni dei nostri ragazzi è fondamentale. In questo senso, appunto, la scuola riveste un ruolo insostituibile, e c'è da augurarsi che appunto la scuola torni a essere al centro dell'azione anche di governo, perché davvero credo che i danni legati alla chiusura così prolungata delle scuole le vivremo anche nei prossimi mesi e anni. Tutti i dati a nostra disposizione ci confermano che la scuola non è un luogo di contagio, che il contagio avviene prevalentemente in altri contesti sociali, soprattutto ad esempio è legata ai trasporti che conducono a scuola, quindi c'è una necessità di organizzazione, di scelte politiche nel garantire ai ragazzi la possibilità di frequentare la scuola. Davvero, se noi non rimettiamo la scuola al centro dell'esperienza, per molti dei nostri ragazzi sarà molto difficile poter interpretare, poter sopravvivere, poter reagire all'esperienza pandemica. Io concludo il mio intervento qui, vi lascio alla vostra lettura, è stato non facile, ma spero che il messaggio che ho cercato di condividere con voi in qualche modo sia arrivato. Grazie a tutti. Grazie professor Vicari, il messaggio è arrivato. È chiaro che l'organizzazione complessa di oggi, abbiamo 28 relatori in attesa di esprimere il loro parere, per cui l'organizzazione è un po' complessa e la connessione qualche volta può saltare. Grazie ancora. Riprendiamo il discorso pastorale iniziato con il professor Diaco, e a darci il secondo parere sarà Monsignor Valentino Bulgarelli, che è sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, nonché direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Monsignor Valentino, a lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie a Don Massimo, grazie a voi per questo momento di riflessione molto bello, di condivisione anche di analisi. Un ringraziamento al professor Vicari per la condivisione di questi dati che ci trova, direi, almeno per quanto riguarda il nostro osservatorio, assolutamente in linea con quello che è la realtà del mondo della catechesi e della pastorale catechistica all'interno delle nostre chiese locali aveva già rilevato, per cui sono veramente molto grato per questo momento di scambio, di condivisione e spero anche non solo di un'analisi semplice di dati, ma anche come prospettiva di costruzione insieme di progetti e di proposte. Io porto nel breve tempo che ho a disposizione alcuni elementi di ciò che abbiamo fatto come Ufficio Catechistico nazionale e anche quello che cercheremo di fare, però non da soli, perché come osservava il professor Vicari, la trasformazione di un quotidiano, la mancanza di stimoli intellettuali, e soprattutto, come già rimarcato anche dal dottor Diaco, la solitudine, credo che siano alcuni elementi sui quali nessuno può fare da solo, per cui anche l'appello del presidente Mattarella, di Papa Francesco, credo vadano presi seriamente proprio come responsabilità dell'intero paese, governo e in questo caso anche chiese italiane. Questo dunque è stato il primo momento. Fin da aprile scorso, dopo l'esperienza durissima, di un lockdown estremamente impegnativo, di una chiusura totale, dove, abbiamo cercato di attivare la rete. Credo che questo a volte non si sottolinei abbastanza. Uno dei valori di ogni singolo ufficio della Conferenza Episcopale Italiana è la possibilità di avere una rete sul territorio.
E questo dà veramente la forza anche di una lettura della realtà, di una percezione anche delle diversità che sono in campo. E questo ci ha permesso di, attraverso questa rete così larga, di darci però un criterio, cioè guardare o cercare di guardare la situazione non con una depressione o con la preoccupazione di non riuscire più a fare quello che solitamente facevamo, ma è stato un tentativo di avere immediatamente uno sguardo positivo, perché questa è l'esperienza comunque della comunità cristiana, come veniva detto all'inizio, a introduzione del convegno, di stare dentro la storia, di stare dentro la realtà per quella che è e non per quella che noi vorremmo che fosse. Quindi questo è stato, direi, una prima presa di coscienza importantissima. Su questo l'invito anche dei vescovi italiani a leggere con attenzione la realtà, ed è quello che, come direttori degli uffici catechistici di ogni singola diocesi d'Italia, stiamo cercando di fare, abbiamo fatto, facciamo e probabilmente dovremo continuare a fare. Sono emersi alcuni aspetti sui quali però non vorrei dilungarmi perché, ripeto, sono fondamentalmente le indicazioni che il professor Vicari, in modo molto pulito e ordinato, ci ha offerto. Innanzitutto il problema di un tempo. I ragazzi, gli adolescenti, si sono trovati a dover gestire il tempo quando c'era qualcuno che per loro lo gestiva. Allora per noi questo immediatamente ha significato la ripresa di quello che è l'anno liturgico, cioè il tempo letto alla luce con gli occhi della fede, ma che è diventata anche l'occasione soprattutto per non perdere di vista il valore della festa. Dentro l'esperienza del lockdown abbiamo assistito anche all'appiattimento della festa, del giorno di festa, della domenica, passatemi l'immagine del momento di catechismo dove si andava in parrocchia, per cui il rischio di avere veramente un piattume, un appiattimento temporale. Per cui questo è stato il primo elemento. Il secondo elemento è dare forza, spazio alla forza dei gesti anche in un momento come questo, dove i gesti devono essere prudenti, dove per esempio un abbraccio in questo momento è molto problematico, così come una stretta di mano. Allora la necessità anche di inventare alcuni gesti per tenere viva l'attenzione all'altro, cioè per non avere un ripiegamento su se stessi. Ancora abbiamo scoperto e immediatamente abbiamo cercato di attivarci con la necessità di rilanciare la catechesi non come una scuola seconda, ma come uno spazio altro, cioè uno spazio dove fosse possibile condividere quello che diceva il dottor Diaco, domande, ascoltare i ragazzi, ascoltare i bambini, dargli la possibilità anche di raccontare quello che stava succedendo. Da ultimo, ci siamo resi conto, e qui ritorno anche un attimo sull'elemento della didattica per quanto riguarda la scuola, ci siamo resi conto comunque di non avere strumenti all'altezza. Mi ha fatto molto piacere l'osservazione del professor Vicari della necessità di un umorismo anche. La parola di Dio, la Bibbia, ha tante pagine che veramente fanno anche sorridere. E noi però non siamo stati pronti e non siamo pronti e non abbiamo strumenti all'altezza di poter generare una situazione di questo tipo. Quindi in sostanza questo è un cammino che il mondo della catechesi sta cercando di mettere in campo e in questo momento stiamo cercando
di avere queste attenzioni, il tempo, l'attenzione all'altro, la generazione di spazi altri e offrire, porgere strumenti che possano in un certo qual modo tenere viva anche la questione degli stimoli intellettuali, per cui diciamo così, la centralità della persona nella sua totalità, per cui non solo dimensione cognitiva, ma anche e soprattutto in questo momento una dimensione affettiva, emozionale di quello che sta avvenendo. In sintesi, e chiudo, come ci stiamo organizzando un po' per il futuro? Innanzitutto la consapevolezza che nulla potrà essere come prima, ancora non abbiamo certezza, chiarezza di come e quando potremo riattivare percorsi in presenza di catechesi. In alcune regioni avvengono, però ovviamente con grande cautela e nel rispetto di tutte le norme. Però questo deve diventare veramente l'occasione di generare ciò che in realtà la Chiesa italiana fin dal 1970 auspicava, per cui una attenzione a qualcosa di diverso, a qualcosa che veramente sia uno spazio altro. Per cui cogliere anche questo momento veramente con uno sguardo positivo, cioè rigenerare le nostre proposte con sempre di più un'attenzione verso le persone. Il secondo elemento, noi adulti che siamo intorno e invitati a prenderci cura di questi ragazzi, stiamo scoprendo la necessità di farci le domande giuste in questo tempo. Credo che una certa autocritica la dobbiamo fare anche all'interno della comunità cristiana, ma credo che sia normale, questo non significa puntare il dito contro nessuno, assolutamente, però in questo momento qual è la domanda giusta? Cioè la preoccupazione è quella di tornare a fare come prima oppure la vera domanda, anche alla luce di questo momento che abbiamo di confronto, è quello di chiederci come possiamo, con le nostre strutture, proposte, prenderci cura delle persone. Io credo che questa sia in questo momento la domanda giusta ed è forse quella domanda sulla quale far ruotare un po' tutto. Da ultimo, sottolineo un po' gli ingredienti che stiamo cercando di mettere in campo e che quindi volentieri condividiamo anche in un percorso che già è iniziato insieme con alcuni uffici della Conferenza Episcopale Italiana. Innanzitutto la necessità di più comunità, che significa dare slancio alle relazioni, l'ascolto dell'altro, vero, non di forma. Terzo, la narrazione, quindi l'importanza di raccontare. Quarto, certamente la creatività. Creatività però nella prospettiva di saper mettere insieme le cose, perché il creativo è colui che ha i piedi nella realtà ed è capace di mettere insieme le cose. Quindi quando auspichiamo creatività, credo che prima di tutto significhi anche veramente la capacità di non fare da soli, anche perché non sarebbe possibile, ma veramente la forza del mettersi insieme per, in questo caso, prenderci cura delle generazioni. Aggiungo un ultimo passaggio e concludo. Credo che ci sia seriamente anche il problema degli adulti che sono intorno a queste giovani generazioni, nel senso che noi abbiamo chiesto anche come mondo catechistico forse un impegno troppo alto, cioè a un certo punto i genitori si sono trovati a dover essere insegnanti, catechisti, con tutte le fatiche già della loro vita. Quindi credo che sia importante anche non dimenticarci della solitudine degli adulti che si trovano a dover accompagnare le generazioni. Queste sono un po', diciamo così, alcune sfide che abbiamo in campo e che però volentieri condividiamo e costruiamo insieme
e quindi anche questo momento, come dicevo all'inizio, è preziosissimo proprio per questo e può essere davvero l'opportunità anche per chiederci e imparare a farci insieme le domande giuste per andare alla ricerca di soluzioni condivise. Grazie. Grazie, Monsignor Valentino. Quello che ci ha detto mi sembra importante, se questa emergenza ha fatto saltare le forme più tradizionali di catechesi, è vero anche che questo momento chiama in causa la responsabilità di ciascuno. Grazie. La terza voce che ascoltiamo sulla proposta pastorale in questo ambito è di Don Michele Falabretti, che è il responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. A lei la parola, Don Michele. Grazie, buona giornata a tutti. Vorrei salutarvi meglio, ovviamente, ma i mezzi sono una cosa bella e utile, ma ci chiedono anche di restare nei tempi, di essere più precisi, quindi non mi perdo oltre. Alcune cose che sono un po' più diffuse e adesso in questi pochi minuti devo un po' riassumerle. Ovviamente rispetto alla pastorale giovanile il pensiero va soprattutto al mondo dell'oratorio, che l'oratorio è quella dimensione che avvicina meglio di altre sia i bambini che i preadolescenti che i giovani. E non parlo dell'oratorio strutturato o superstrutturato, me è solo in alcune zone d'Italia. Parlo di tutte quelle attività, parlo dell'oratorio come attività più che come struttura, di tutte quelle attività che interagiscono con un territorio e quindi con la scuola, con le altre agenzie educative, con le associazioni, con il lavoro di tante persone. Parlo dell'oratorio che interagisce con le famiglie. Abbiamo detto e sentito diverse cose rispetto al tema della famiglia. Parlo appunto di quell'azione pastorale della Chiesa che identifica l'oratorio non solo lo spazio di un tempo libero, ma anche di un tempo che va strutturato in termini educativi. Che cosa è successo in questo tempo? In questo tempo sono successe alcune cose, e cioè, anzitutto è successo che lo smarrimento ha preso un po' tutti. Gli oratori all'inizio sono stati chiusi e in gran parte lo sono anche attualmente. Abbiamo avuto reazioni che sono significative. Da una parte reazione di alcuni preti e comunità che si sono spaventati. Abbiamo paura e teniamo chiuso, perché se l'oratorio dovesse essere identificato come fonte di contagio, questo per noi sarebbe problematico. Diciamo che lì ha prevalso la paura. Il sospetto di non essere pronti, capaci ad affrontare una situazione nuova, mentre dall'altra parte c'è stato un buon numero, un gran numero di persone, che preti, laici, che hanno riconosciuto tutto quello che abbiamo sentito in modo così lucido e chiaro dal professor Vicari e quindi hanno riconosciuto la necessità che le famiglie non restassero sole. Hanno riconosciuto la necessità che le famiglie non si fermassero non fossero lasciate sole nell'accompagnamento dei ragazzi e dei loro figli. Questo ci fa pensare ad alcune cose. Soprattutto al fatto che l'oratorio, la parrocchia, la pastorale oggi è chiamata a una revisione profonda dei propri servizi educativi. Nei mesi del lockdown noi abbiamo visto che alla famiglia è stato affidato tutto, anche il compito di tenere in casa i propri figli.
Probabilmente è successa una cosa mai vista, almeno a memoria d'uomo, e cioè il fatto che tutto il tempo dei ragazzi fosse gestito dai genitori. Ora, questo ha messo in evidenza, in luce, il cuore dei rapporti familiari che sono improntati normalmente al tema della gratuità, cioè il fatto che il ritorno in famiglia mostri come in casa non funzionano le logiche normali delle relazioni. Ma funziona proprio il cuore, funzionano gli affetti, funziona la dedizione e questo sia in positivo ma anche in negativo perché gli affetti poi scaldano il cuore anche no, non solo dal punto di vista positivo ma anche quando appunto poi si litiga, si discute. Insomma, questa famiglia potrebbe portare i ragazzi comunque a scoprirsi, a capire anche chi sono, chi devono essere, la famosa questione uscita negli ultimi tempi, per cui la dimensione vera vocazionale non è dire chi sono io, ma per chi sono io. Ora, queste cose andrebbero raccolte nella pastorale, queste cose vuol dire pensare, immaginare delle attività educative che non spingono i ragazzi a recuperare tutte le cose, le dimensioni familiari più forti e più interessanti. Ora, in un tempo come questo, io credo che noi siamo chiamati a non lasciarci prendere dalla paura, perché appunto la paura di essere inadeguati, la paura di non. E questo mondo, questa situazione che sta mostrando avrebbe in sé delle istanze, delle provocazioni, a mio parere, molto, molto importanti. Per esempio, ecco, penso poi a tutto il tema dell'estate, no? Chi ha avuto coraggio ha aperto l'oratorio, ha fatto le attività estive, chi ha avuto coraggio ha aperto, il professor Diaco parlava degli spazi compito, ma io penso anche a chi ha aperto semplicemente le aule dell'oratorio quando, ragazzi, quando la scuola superiore è stata chiusa, dove è stata chiusa, perché i ragazzi potessero andare a seguire insieme, rispettando tutte le norme di sicurezza, potessero andare ad assistere insieme alle lezioni, quindi tentando di recuperare un po' quella socialità che è veramente a rischio in situazioni di confinamento. Ecco, la pandemia ci sfida a non le istanze del tempo, del momento, come una cosa altra, diversa dall'annuncio del Vangelo. Noi purtroppo siamo un po' convinti che o facciamo pregare o raccontiamo le cose nostre, oppure non siamo chiesa, non stiamo rispondendo alla nostra vocazione di cristiani che portano il Vangelo. Ecco, chiudo, mi sembra davvero che questo tempo, in mezzo alle fatiche e alle difficoltà, offra alla Chiesa non solo la possibilità di essere vicino a questi ragazzi, continuando e tornando a reinventare dei sistemi educativi che li rimettano, non solo in connessione, ma effettivamente in relazione. Io penso anche che davvero questo tempo così diverso, così strano, possa diventare per noi un grande laboratorio per sperimentare come effettivamente il bene delle persone può percorrere tante strade. E quando si cerca il bene delle persone, c'è il Vangelo che sta correndo per le strade del mondo. Grazie. Grazie a lei, Don Michele, e speriamo di rivedere di nuovo i giovani insieme, molto liberi. È una possibilità per loro di sperare nel futuro, ma anche per noi che li vediamo sorridere.
torneremo di nuovo a sorridere e ad abbracciarci. E infine, per questa proposta pastorale, la parola a Don Jonathan De Marco, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport. A lei, Don Jonathan, la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io Don Massimo per l'invito a partecipare a questo confronto. Mi preme soprattutto partire da una premessa per raccontare la posizione iniziale con cui si pone questa pastorale del tempo libero, turismo e sport all'interno della situazione attuale. Questa pastorale si pone all'interno di quella continua battaglia che si consuma in modo feriale nella vita di ciascuno di noi e che la situazione pandemica ha sicuramente portato all'esasperazione, la battaglia tra terrore e stupore. Un terrore fino a prima del Covid-19 raccontato ai ragazzi, ai più giovani, magari sulle testate dei TG o sceneggiato nei gialli televisivi. O un terrore magari letto solo nei libri di storia, tenuto lontano nel tempo dalle foto in bianco e nero che lo immortalano. Eppure il terrore è radice molto diffusa, molto più diffusa di ciò che pensiamo. E come dice la radice della parola, terrore è abitudine a vivere atterrati, ad appiattire la vita, ad appiattirne i sogni, le speranze. Un terrore culturalmente seminato nella misura in cui molto spesso si determina in modo programmato la disattivazione dello stupore, soprattutto nelle giovani generazioni, con quella sovrastimolazione del cervello che non rispetta il tempo dell'apprendimento lento, riflessivo, necessario per vivere l'esperienza della meraviglia. Penso alla sovrastimolazione scaturita dal guardare alcuni cartoni o dallo sperimentare alcuni videogiochi. Oggi penso che la situazione della pandemia ci sta portando verso un inedito che necessita di visioni capaci di attivare dei processi anche e soprattutto in campo socioeducativo, oltre che economico. E la pastorale del tempo libero, turismo e sport si pone all'interno di questa urgenza di attivare wow stimulation, di attivare delle esperienze capaci di stimolare soprattutto i ragazzi a poter ridire e risperimentare il wow, lo stupore, la meraviglia. Partendo da questo shock che hanno vissuto e che tutti noi abbiamo vissuto, lo shock di avere finalmente del tempo, che sappiamo, come ci hanno già raccontato persone molto più esperte di me, hanno provocato ansia, depressione. Ma perché? Perché ci siamo accorti attraverso questa esperienza che fino ad oggi è stato il tempo a viverci. E abbiamo noi molto spesso fatto fatica invece a vivere il tempo. Oggi nella pastorale del tempo libero, turismo e sport ci stiamo ponendo questa domanda: come rieducare le persone e i ragazzi soprattutto all'armonia del tempo, a vivere, a saper vivere l'interconnessione degli attimi, creando però esperienze integrate senza pensare a dover rubare il tempo soprattutto ai ragazzi per le varie attività, come lo dobbiamo ammettere è stato molto spesso fino ad oggi. Perché io parto da questo presupposto, che i ragazzi non sono una torta da dividere, ma sono una torta da guarnire. E guarnire non ha solo il significato di ornare, di rendere bello, ma, cito il vocabolario, anche di munire di quanto serve per la difesa o per il regolare funzionamento. Ed ecco allora che proprio per guarnire la vita delle persone e dei ragazzi, la pastorale del tempo libero, turismo e sport si pone innanzitutto una questione determinante, la questione della bellezza. E il nostro ruolo di comunità educative deve essere un ruolo proattivo e responsabile che mette in moto tutte quelle strategie per rendere possibile la riattivazione degli sguardi, per accorgersi della bellezza che ci vive attorno
E per riscoprire anche quella bellezza che ci vive dentro. Perché la bellezza non è una questione soltanto estetica, ma dall'estetica diventa subito anche etica, perché la bellezza suscita domande. La bellezza può accompagnare col dialogo a dare una risposta a queste domande e quindi a fare delle scelte. E nell'ambito della pastorale di cui si occupa l'ufficio, sono due le realtà molto importanti anche dal punto di vista sociale per il nostro paese, lo sport e il turismo. Lo sport che non so se ce ne stiamo accorgendo, ma si è accorto di non essere qualcosa di immune da tutto, perché fino ad oggi per il ruolo fortemente sociale che lo sport ha nel nostro paese, gli sono state perdonate tante cose, tante fragilità, tanti modi anche distorti di essere vissuto. Oggi non è più così, perché anche lo sport vive la crisi dovuta all'esperienza della pandemia ed è messo di fronte ad una domanda: cosa sarà di te subito dopo l'esperienza pandemica? Continuerà di nuovo e ancora a vivere per il profitto dello spettacolo o ritornerai ad essere luogo dove ogni persona, parlando di ragazzi, ogni ragazzo può far davvero esplodere i talenti che porta con sé? Ed è importante che chi oggi vive l'esperienza dello sport e magari la organizza, incominci a utilizzare quelle belle paroline che molto spesso si sentono in giro, fair play, non tanto come un atteggiamento da vivere in campo o durante una gara, ma il fair play proprio come metodo per fare in modo che lo sport ritorni ad avere quella valenza educativa, formativa, di percorso che accompagna all'esplosione dei talenti di ciascuno. Significa far ritornare lo sport all'essenziale, a quel compito sociale che un po' tutti gli riconosciamo, ma nella misura in cui restituirà a chi lo vive la possibilità di riscoprirsi, riconsiderarsi e riviversi come un capolavoro. Secondo elemento di cui si occupa la pastorale dell'Ufficio nazionale è il turismo. Quest'estate è andato di moda questo turismo di prossimità, che ci ha dato la possibilità di gustare quei piccoli, io li chiamo così, elementi wow che ci vivono accanto e che molto spesso fino ad oggi sono passati inosservati, perché abbiamo guardato sempre anche l'esperienza di questo tempo libero vissuto girando e viaggiando come un andare lontano da quella quotidianità che invece si è scoperta e riscoperta custode di tanti elementi di bellezza. Un turismo che attraverso la bellezza e lo stupore fa crescere comunità attente, capaci di dialogo, e che acquisiscono pian piano delle competenze che penso siano necessarie, soprattutto oggi. Penso che un sogno sarebbe quello che tutti coloro che vogliono il benessere dei ragazzi, ma delle persone in generale, della nostra umanità, sia quello di dover comporre insieme un manifesto da questo titolo, Il bello che verrà, perché dobbiamo prepararci a questo bello che verrà inevitabilmente tra non sappiamo quanto. Un bello che ci spinge ad attivare dei percorsi laboratoriali all'interno delle comunità dei territori per mettere insieme ognuno le proprie competenze, le proprie peculiarità, ma per preparare delle esperienze integrate di guarigione, attivare palestre COVID-free. Passo dopo passo, che mettono insieme tre parole che per la pastorale dell'ufficio sono determinanti: lentezza, benessere, festa. C'è un elemento della nostra pastorale che va molto di moda negli ultimi anni e che mette insieme un po' sport e turismo, che è quello
che è il mondo dei cammini. Bene, pensare, l'ufficio lo ha fatto l'anno scorso, pensare a un modello tutto italiano di cammino di fede che lo distingue, lo rende unico da tutti gli altri modi di viverlo nelle varie parti del mondo. E questa peculiarità ruota attorno a tre parole di senso e tre parole di stile. Perché camminare? Perché vivere l'esperienza del cammino? Per cercare, per guarire e per cambiare la vita. Come viverlo? Con lentezza, sperimentando il benessere, perché è questione identitaria per il nostro paese, perché da qualsiasi parte si sta bene perché si vedono cose bellissime, perché si incontrano comunità ospitali, perché si mangia dappertutto bene e perché poi c'è l'elemento identitario, fortemente identitario della festa, che per noi comunità cristiana si esprime in modo unico nella festa della domenica, ma che vede tutti i territori e tutte le comunità riscoprirsi tali attorno ad una festa da vivere. Naturalmente, questo per concludere, io penso che il ruolo determinante non sarà dato tanto dalle attività che proporremo, che penseremo, che faremo vivere, ma il ruolo determinante sarà sicuramente quello delle persone che lo metteranno in atto. Persone competenti nell'arte del curare e dell'accompagnare, persone competenti nell'ascolto attivo ed empatico, persone che sanno, che hanno acquisito l'arte narrativa, perché di questo avremo bisogno, attraverso la bellezza, lo sport, il turismo, viverli come delle parabole che raccontano qualcosa di straordinariamente unico e che darà a tutti la possibilità di evocare qualcosa del proprio vissuto e di generare un vissuto nuovo, sovversivo, alternativo. Perché questo? Perché penso sia una consapevolezza che ci accomuna, accomuna tutto il mondo della pastorale, ogni persona è come un giardino. Oggi, se dovessimo fare un censimento, molti giardini sono in disordine o sono stati sciupati, a volte violati, perché ci sono piante sradicate, rami spezzati, fiori recisi, erba sterrata. Oggi penso che c'è bisogno di giardinieri specializzati nella cura del bello, per far ritornare i giardini davvero belli, magari come un piccolo pezzo di paradiso. Grazie. Grazie Don Jonathan per le sue parole. Mi piace che abbia usato molte volte il termine bellezza e speriamo che sia la bellezza a salvarci. Ha sottolineato l'importanza dello sguardo e una forza potentissima che abbiamo in questo momento dove ci rimane quello fondamentalmente del nostro viso. E anche la parola prossimità, che è una dimensione molto umana e al tempo stesso molto evangelica. Chiudiamo quindi questo tema, questo primo tema del primo ambito, quello che riguarda le relazioni interpersonali e familiari, per passare alla seconda parte. È proprio come si sono trasformate le relazioni familiari a causa del lockdown. Io invito intanto i partecipanti a non essere timidi nel mettere i loro commenti sulla chat di YouTube, anche qualche domanda. Non avremo molto tempo per le domande, ma sicuramente sono un'occasione di stimolo e se qualche minuto ci avanza, le proporremo. In chat prima c'è stata una, domanda che chiedeva al professor Vicari qualche cosa sulla dimensione familiare. Non l'ho mandata in onda perché proprio adesso trattiamo questo tema. A intrattenerci sul primo, aspetto, quello, più scientifico, tecnico, abbiamo con noi la dottoressa Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta, docente di psicologia di comunità alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium ed è anche direttrice della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-interpersonale. La dottoressa ci parlerà proprio di questo tema, di come si sono trasformate le relazioni familiari. È un piacere per noi ascoltarla, dottoressa Beatrice. Grazie, grazie infinite a te Gianni. Qui siamo in un contesto
Anche per me di grande affettività, quindi il ringraziamento per Don Massimo Angelelli e per Gianni Cervellera, nonché per Tonino Cantelmi che mi ha voluta coinvolgere in questa bellissima iniziativa. Sono ringraziamenti che partono dal cuore perché sono felice di essere qui oggi esprimendo un impegno concreto per aiutare le famiglie, perché credo che la dimensione dell'impegno sia quella che fa la differenza tra la fatica, il soccombere alle trasformazioni che ci ha imposto la pandemia e la possibilità di rinascere. Le trasformazioni che il Covid, che la pandemia ha portato all'interno delle famiglie sono state qualcosa di imponente, di incredibile, un dato su tutti, la rarefazione del rapporto tra nonni e nipoti. I nonni che sono stati i welfare della famiglia italiana per anni, occupandosi dei figli come dei vice genitori o come sostituendosi a volte. Abbiamo anche tanto criticato spesso come psicologi questa sostituzione dei genitori e nonni, e adesso scopriamo che per la famiglia la risorsa degli anziani era una risorsa fondamentale e che la sofferenza che è stata generata dalla separazione tra puer senex, tra bambino e anziano, è stata una sofferenza che ha investito pesantemente bambini e anziani, specialmente durante il primo lockdown, in cui duramente si è passati dal vedersi ogni giorno a non vedersi mai, mai, mai per giorni, per mesi. La trasformazione delle relazioni familiari, io la appunto comincio da qui, per andare poi a quella che è stata la trasformazione nel rapporto di coppia, nella coppia genitoriale. Le criticità immense che sono state portate alla famiglia dalla convivenza forzata. E non voglio essere negativa nel dire che convivere provochi criticità, voglio essere solo obiettiva. Le nostre case non sono pensate come luoghi in cui convivere 24 ore al giorno, in cui lavorare, andare a scuola, passare il tempo libero, non sono spazi pensati per questo, e è stato un po' un eufemismo a volte dire che lo smart working ha dato a tutti la possibilità di conciliare famiglia e lavoro. Io penso che sia esattamente il contrario, perché la casa è pensata come luogo della famiglia, è luogo del tempo libero, luogo del tempo degli affetti, non è stata pensata per lavorare. Spesso non ci sono gli spazi fisici per farlo. Penso alle madri che hanno lasciato il lavoro durante quest'anno, non riuscendo a lavorare in smart working, perché smart working presume un'organizzazione della propria casa e del proprio tempo. Non è facile fare smart working quando i tuoi figli sono a scuola nella stanza accanto, o i figli piccoli che non sono a scuola sono accanto a te costantemente. Quindi, prima trasformazione, rapporto nonni-nipoti, rarefazione, anche oggi l'abbiamo. Perché i nonni hanno paura del contagio e perché giustamente e responsabilmente ci si vede mantenendo comunque il distanziamento sociale. Questo è giusto, è un atto di responsabilità. Trasformazione nel rapporto nonni-nipoti, convivenza forzata tra coniugi, con esplosioni di criticità purtroppo, esplosioni anche di violenza. Quest'anno l'aumento della violenza sulle donne purtroppo è un dato sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto un femminicidio ogni 3 giorni, non compiuto dal partner che è stato lasciato, compiuto dal partner convivente, a causa probabilmente anche dell'esasperazione dei conflitti che questa convivenza forzata ha portato. Quindi un'esasperazione che ha condotto anche in casi estremi alla violenza verbale, alla violenza psicologica, fino alla violenza fisica. Quindi trasformazioni che sono state drammatiche, e tra le trasformazioni non posso non citare anche la convivenza forzata con i figli, perché ci siamo trovati, specialmente con i figli piccoli, ma anche con i figli adolescenti, come si diceva prima di me, è stato molto sottolineato giustamente il tema del tempo, ci siamo trovati a dover gestire tutto il tempo di vita dei figli. E non è stato semplice. Quindi, se penso alle trasformazioni che hanno investito la famiglia, penso a qualcosa di estremamente faticoso. Ne sono prova più che i dati sulla violenza, che per fortuna riguardano delle minoranze, però ne sono prova altre conseguenze sociali delle trasformazioni che il Covid ha imposto alle famiglie. Una è la denatalità. Noi eravamo già un paese con un tasso di natalità bassissimo,
la pandemia, lo stress da pandemia, la fatica, la difficoltà di pensare il futuro ha portato un incremento della denatalità, nascono meno bambini. I pochi bambini che nascono per lo più sono primogeniti, la maggior parte delle famiglie ha rinunciato al progetto di avere un secondo o terzo figlio. I più colpiti quindi saranno le famiglie che rimarranno più piccole e viene colpita l'idea stessa della famiglia numerosa perché la rinuncia è stata sul secondo o sul terzo figlio. Come ha reagito la famiglia a queste trasformazioni? Secondo me le parole chiave sono due: fatica e impegno. Cosa intendo per fatica? Con fatica so di tradurre anche un po' impropriamente il termine inglese fatigue. La fatica è una condizione mentale che viene provocata da uno stress continuativo. Noi oggi parliamo di pandemic fatigue, di affaticamento, di logoramento dovuto alla pandemia. Perché voglio parlare della pandemic fatigue, della fatica da pandemia in relazione alla famiglia? Perché sono stata colpita moltissimo da un dato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sta dicendo, ci ha comunicato in ottobre, che il 60% della popolazione europea soffre di pandemic fatigue, che vuol dire soffre di una condizione di stress prolungato che provoca ansia, agitazione, irritabilità, ma anche un annebbiamento cognitivo, la sensazione di fare fatica a fare le cose a livello fisico e soprattutto mentale, di non riuscire a concentrarsi a fare le cose per l'impegno mentale che richiedono. È una condizione, la pandemic fatigue, che ripeto, riguarda il 60% della popolazione europea, detto in soldoni, riguarda il 60% di noi che siamo qui adesso, relatori, persone che ascoltano, e tra l'altro non è legata necessariamente a delle problematiche psicologiche preesistenti, anzi, devo dire che talvolta persone che hanno già affrontato il disagio si sono mostrate molto resilienti. Quindi colpisce tutti, il 60% della popolazione europea soffre oggi di pandemic fatigue, questa condizione di stanchezza, motivazione, che porta anche a comportamenti di cinismo, di trascuratezza, come ad esempio negare il fatto che ci sia una pandemia e la necessità di proteggerci e a seguire meno le norme anticontagio, la demotivazione che ti porta a un cinismo, a un fatalismo, a dire va bene, se lo devo prendere, lo prendo, basta, sono stanco. E, a proposito della famiglia, perché la fascia più colpita dalla pandemic fatigue, se guardiamo il livello anagrafico, è quella compresa tra i 35 e i 55 anni, ovvero l'età che hanno i genitori. Se sono il 60% le persone che si soffrono di pandemic fatigue, se guardiamo ai genitori, e in particolare a quei genitori in quella fascia di età che hanno spesso il doppio compito di cura dei figli e dei genitori anziani, la percentuale di persone che soffrono di sintomi di pandemic fatigue sale all'80%. I sintomi sono più intensi, sono di più e si giunge addirittura a una condizione di burnout, per cui il genitore sopraffatto si rende conto di non riuscire a seguire i figli nello studio, nelle loro autonomie, sente i figli che si ribellano, che rifiutano di seguire le regole e fa fatica a seguire anche i genitori e si sente sopraffatto dalla paura di non riuscire a portare avanti la propria famiglia in tanti sensi, in senso proprio materiale della cura dei figli, ma anche in senso economico, nel senso che quante persone in quella fascia di età sanno di essere l'elemento forte a livello economico e temono in questo momento di non poter più provvedere alle esigenze materiali. Diciamo che l'incrocio di pesantezze che colpisce in particolare i genitori fa sì che appunto ci sia questa maggiore incidenza di pandemic fatigue tra i genitori. Non è stato fatto uno studio specifico sui nonni, è stato fatto sugli anziani. Noi sappiamo che gli anziani hanno più paura della Covid,
risentono forse un pochino meno, almeno superficialmente, delle restrizioni nei movimenti, sebbene vediamo che poi fanno fatica a recuperare quando poi è finito il primo lockdown e quando adesso finirà, perché finirà, ricordiamocelo questa emergenza, guardiamo il futuro, finirà, ne usciremo insieme e saranno affaticati probabilmente gli anziani nel ricominciare, perché come potete immaginare, per una persona anziana mantenere le autonomie e le attività è fondamentale. Trovarsi senza lo stimolo dei nipoti, senza lo stimolo della loro vita quotidiana, dell'uscire, significa a volte perdere alcune risorse che purtroppo poi andranno riabilitate non senza difficoltà. Dicevo, si sa che gli anziani hanno più paura, si sa che sono vulnerabili al fatto di poter non riprendere lo stesso stile di vita che avevano prima del lockdown, prima del secondo lockdown che stiamo tutti vivendo, anche se più leggero, e però non si sa quanto abbia inciso sui nonni. A me sembra che i nonni siano stati più resilienti dei genitori, ci incoraggiano, ci dicono che finiranno una visione più ampia. Probabilmente, nonostante sono spaventati e isolati, si stanno mostrando più resilienti di noi. Ma spezzo ancora una lancia a favore dei genitori. Trovo normale che ci sia questa pandemic fatigue tra i genitori perché abbiamo vissuto veramente, stiamo vivendo la più grande crisi, difficoltà della genitorialità che sia mai esistita. I nostri bambini, i nostri ragazzi sono in famiglia, ma come stanno? Non sono i ragazzi, i bambini, gli adolescenti, magari facili con cui andavamo d'accordo, sono bambini e ragazzi a loro volta colpiti dalla pandemia, dalle difficoltà psicologiche, io parlo, non sto parlando di chi ha preso il Covid. Uno studio importante realizzato in Italia, che ha riguardato migliaia di famiglie, è stato compiuto già all'inizio dell'estate dall'Istituto Gaslini di Genova e ci ha detto che noi genitori siamo in contatto con bambini i quali manifestano ansia, agitazione, paura e regressione. Ansia e regressione nelle autonomie, secondo lo studio del Gaslini di Genova, hanno riguardato 6 bambini su 10, 7 su 10 se si va nell'età superiore ai 6 anni, dai 6 anni alla pubertà. Il 70% dei bambini ha sperimentato durante il lockdown e sta continuando a manifestare sintomi di ansia, non dorme, incubi e regressioni. Che vuol dire regressioni? Che bambini che avevano raggiunto un'autonomia a livello dell'alimentazione, della cura di sé, le perdono. Bambini che avevano imparato a dormire da soli tornano nel letto con i genitori, perché questo è normale, noi siamo psicologi, lo sappiamo, esiste, come dire, il sistema di attaccamento che si attiva quando il bambino ha paura. Il bambino torna dal genitore, torna al letto col genitore, vuole essere accudito, si infantilizza. Quindi i genitori, noi, a contatto con bambini che non stanno bene, bambini in cui il 70% è regredito nelle sue autonomie. E con quali adolescenti siamo a contatto? Siamo a contatto con adolescenti altrettanto in crisi, adolescenti che hanno vissuto una fortissima alterazione nei loro ritmi, c'è una specie di jet lag domestico, fanno fatica a svegliarsi la mattina per seguire la didattica a distanza, sono demotivati, lo diceva il professor Vicari, è molto interessante, è difficile per un ragazzo stare 6 ore a seguire didattica a distanza, è estremamente difficile, è estremamente impegnativo e i ragazzi più fragili si stanno pesantemente demotivando e lo manifestano. Come hanno sempre fatto, il lavoro dell'adolescente, a volte sembra la professione, è la ribellione. Adesso diciamo che se la strategia di coping che citava il professor Vicari, più importante è quella dell'accettazione, cioè gli adolescenti che accettano la realtà sono quelli che riescono a impegnarsi e continuano a vivere positivamente quello che possono vivere in questo momento, che va bene, è poco, è meno di quello che vivevano prima, ma non è nulla, è ancora molto. Gli adolescenti che accettano vedono quello che ancora hanno. Gli adolescenti che non accettano si ribellano, dicono io non ho più nulla, io rimango a letto, io non vado, non mi presento a lezione,
perché purtroppo i ragazzi delle superiori sono ancora adesso costretti a frequentare la didattica a distanza, e questo è un elemento fortemente demotivante e appunto sono particolarmente conflittuali con i genitori riguardo alle norme, alle buone norme di utilizzo delle tecnologie e alle buone norme di igiene del sonno specialmente. Io credo che sia importante imparare a parlare con gli adolescenti, a parlare la loro lingua, partendo dal fatto che sono a disagio. Quindi capiamo, i genitori sono sotto stress, perché i bambini sono sotto stress, perché i ragazzi sono sotto stress. Non solo per se stessi i genitori sono a disagio perché sono a contatto con bambini che regrediscono nelle autonomie. Gli adolescenti, parlo di tanti casi, anche io purtroppo ho uno sguardo un po' viziato perché faccio tantissimo lavoro clinico con gli adolescenti, quindi i casi che giungono a me sono sicuramente più difficili rispetto alla norma, ma devo dire che mi sembra che sia diventata una criticità ormai normale, quella dell'adolescente estremamente libera. E la seconda parte del mio intervento è invece dedicata all'impegno, al che fare. C'è fatica, c'è difficoltà nella coppia, c'è difficoltà a causa delle trasformazioni nei rapporti tra generazioni e possiamo fondamentalmente rispondere in due a un bivio. Direi che possiamo rispondere lasciandoci andare alla puntualità o possiamo impegnandoci in una nuova conoscenza, in una rinascita, in una ricostruzione delle relazioni familiari. È facile cadere nel conflitto, è facile giudicare, è facile dire la principale difficoltà per questa pandemia la sto vivendo io, è facile che magari un padre di famiglia possa dire voi non sapete le preoccupazioni che ho, o che un adolescente dica io non posso vivere in questo modo, voi siete grandi, poi io non rischio tanto sulla mia salute, sono a casa perché? Perché devo tutelare voi. Ci vuole veramente un attimo entrare nel conflitto tra generazioni al quale ci eravamo fortunatamente disabituati e ora purtroppo lo vediamo di nuovo. Abbiamo la possibilità di farci trascinare in questo conflitto, di rispondere a tono, di avere la madre che dice al padre: no, guarda, chi soffre di più sono io perché ho dovuto lasciare il lavoro. Non dobbiamo fare una gara a chi ha sofferto di più, ma provare anche a capire che in situazioni diverse, secondo chiavi diverse, abbiamo sofferto tutti. Vissuta in modi diversi, non c'è un favorito e è importante mantenere il dialogo e dare messaggi giusti per evitare appunto uno scadimento totale nel conflitto. Io voglio farvene presenti due grandi famiglie di messaggi corretti. Quando vado in giro per l'Italia, ormai più virtualmente che realmente, a parlare di affaticamento da pandemia e di trasformazione delle relazioni familiari, i genitori tutti mi chiedono cosa dobbiamo fare, come glielo dobbiamo dire al bambino che magari parla con una voce infantilizzata, bambini che avevano imparato a parlare perfettamente in italiano, che ricominciano a utilizzare dei termini estremamente infantili da piccoli, addirittura fanno la vocina da bambino piccolo. È un esempio, non posso parlare di tutto. Faccio l'esempio perché è stata una domanda, l'ultima che mi è stata proposta non più di una settimana fa. Cosa devo fare? Io lo noto che mio figlio parla con una voce da bambino piccolo. Glielo devo dire? Non glielo devo dire? Gli devo dire non farlo più, non parlare così? Oppure devo fare di niente perché poverino, c'è la pandemia e non posso mettermici anche io. Sembra una domanda banale, invece mi ha dato l'occasione di dare una spiegazione chiara su come parlare con i bambini. Certo che dobbiamo farglielo notare, è importante, la pandemia non deve diventare l'occasione per una regressione di massa dei minori, però come farglielo notare al positivo? Non diciamo al bambino: non parlare come un bambino di 2 anni, non parlare come un bambino piccolo, non fare la vocina da bambino piccolo. Diciamo piuttosto al positivo: so che tu sai parlare meravigliosamente, mi piacerebbe ascoltarti mentre parli come un bambino grande, che adesso tu sei grande, voglio sentirti parlare così. Oppure voglio vederti vestirti da solo perché so che sei capace, piuttosto che: ecco, non ti sai più allacciare le scarpe. Non facciamo la comunicazione al negativo, facciamola al positivo.
Uguale discorso vale per gli adolescenti. Interessantissimo quando si diceva la prima cosa da fare è comunque accogliere, accettare quello che sta succedendo. E quindi, perché non dire a un ragazzino, a un ragazzo sedicenne che fa fatica la mattina a mettersi davanti al computer, dire bravo, sei stato bravo, so che sei demotivato, so che non ti piace fare questo, non ti piace la didattica online, ci sono mille motivi per cui i ragazzi sono in difficoltà, non posso oggi spiegarli, però ce ne sono davvero molti, è difficile per i ragazzi continuare a seguire le lezioni online. È importante dire a un adolescente, so cosa stai passando, lo so, lo sento anch'io, capisco la tua difficoltà a stare senza contatti sociali, a vedere sempre quei 5-6 ragazzini che abitano magari nello stesso isolato perché io genitore non mi fido più a mandarti in autobus. Questi sono i problemi che le famiglie vivono. E il ragazzino che si ribella e ti dice, ma a me non interessa, io se prendo il Covid sopravvivo, non mi succede nulla, perché devo stare a casa? Non diciamogli devi stare a casa perché devi preservare la salute del nonno, della mamma, del papà. Diciamo, è importante che tu ti impegni, la parola impegno è fondamentale, è importante che tu accetti la situazione e che ti impegni perché più ci impegniamo e prima usciamo dalla difficoltà. Trasformiamo questa pandemia in un'occasione di lineamento favorevole. Se ci impegniamo insieme, ne usciamo e questo vale per qualunque problema. Dare un messaggio così forte a un adolescente oggi è cruciale e invece quante volte andiamo avanti con la minaccia? Studia, non stai studiando, ti bocceranno, sei uscito senza mascherina, hai abbassato sicuramente la mascherina quando eri a casa del tuo amico, allora metti in difficoltà il nonno, allora non te ne interessa niente di noi. Ecco, magari anziché la minaccia, cerchiamo di dire capisco quello che tu stai provando. Stimo il fatto che tu ti connetta e se una mattina non ce l'hai fatta a connetterti, ti aiuta a impegnarti, ti aiuta a riprendere motivazione. Importante, la didattica a distanza, purtroppo ad oggi, è ancora organizzata come una gran presentazione di contenuti. Vorrei dire, non siamo troppo ossessionati in questo momento dai contenuti, ovvero. Può succedere che a causa della didattica a distanza, delle fatiche, i nostri ragazzi perdano qualche contenuto. Che intendo qualche contenuto? Intendo che magari non sapranno bene le invasioni barbariche o forse non sapranno fare il volume della scheda, lo faranno meno bene. Però siamo troppo concentrati sul rendimento, troppo. Perché non ci concentriamo sull'impegno? Sono felice di aver visto che eri connesso, sono felice di aver visto che facevi i compiti, impegnati, il risultato a volte arriva nella vita, a volte no. E i contenuti li potrai ritrovare per sempre. Siamo in un'epoca di internet, i contenuti, le invasioni barbariche le ritrovi online e anche il volume della sfera. Invece la socialità, che è la cosa più importante, devi coltivarla. E quindi il mio messaggio finale è questo: proteggiamoci dal cinismo, dal fatalismo e dal terrore cieco attraverso l'impegno. Quindi la mia gratitudine è assoluta verso il tavolo della salute mentale, la CEI, gli organizzatori dell'evento, per un motivo, ve lo confesso, perché mi ha consentito di impegnarmi. E nel mio lavoro da psicologa clinica, perché sì, è vero, insegno all'università. È vero, faccio la formatrice, ma fondamentalmente sono una psicologa clinica che è sul studio con gli adolescenti. E quindi dico grazie per avermi consentito di impegnarmi, perché impegnarmi, poter dare queste informazioni, poter essere qui insieme a voi, è un motivo di cura verso me stessa. Lo so, più ci si impegna in linea con i propri valori e più si sta bene. Quindi grazie per avermi dato la possibilità di impegnarmi, di diffondere un messaggio e so che ha fatto bene, anzitutto alla sottoscritta. Grazie dottoressa per averci dato un quadro della situazione, ma anche qualche indicazione positiva. Grazie ancora e adesso la proposta pastorale ci viene offerta da Fra Marco Vianelli, che è un frate minore, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo quanto la Chiesa sia sempre attenta alla dimensione familiare e soprattutto in questa occasione. A lei la parola, Fra Marco. Buongiorno, bentrovati a tutti, grazie per questa opportunità di parlare di famiglia ancora una volta, di rimetterla al centro in un contesto così faticoso come quello pandemico.
La dottoressa che mi ha preceduto, la dottoressa Toro, presentava questo stress, questa fatica dalla pandemia. E se uno dovesse domandarsi la famiglia dov'è in questo tempo, ecco, penso che la famiglia sia proprio in prima linea, sia quel soggetto forse a volte dato per scontato, a cui poi dopo tutte le domande arrivano, tutte le richieste arrivano dallo smart working e quindi da questo spostamento del lavoro dalla sede istituzionale alle case piuttosto che la didattica a distanza, ecco, tutto questo ci ha fatto ben vedere come ha creato una situazione di stress. Ora, la proposta pastorale, il rischio grosso è quello di caricare ulteriormente questa realtà già sovrastressata. Infatti, dall'osservatorio che io ho per quanto riguarda la pastorale familiare, si nota a pelle e immediatamente una grande fatica di fare proposte di formazione alla famiglia. Da una parte c'è un grido anche da parte di tante famiglie di provare ad avere dei momenti di normalizzazione, di normalità, di ritornare a fare le cose di prima, ma poi dopo quando arriva il momento che magari qualche parroco zelante, qualche sacerdote, qualche coppia che si occupa di accompagnamento offre delle occasioni pastorali di formazione, allora diventa faticoso ritrovare il tempo perché magari bisogna rimettersi davanti a uno schermo. Quella relazione che è squisitamente familiare, in questo tempo è ancora segnata e ci viene a mancare. E quindi, anche qui, recupero un'immagine che dava la dottoressa Toro prima, abbassare l'ansia da, non dico da prestazione, ma da informazione. È un tempo che dobbiamo vivere così. Recupereremo alcune cose più avanti, se quest'anno il corso per fidanzati non siamo riusciti proprio a farlo benissimo con tutte le dinamiche che avevamo pensato negli anni precedenti, non preoccupiamoci, cerchiamo di creare, mantenere e curare i contatti. Questo penso che sia la cosa principale, non preoccuparsi troppo di offrire ulteriori occasioni di formazione. Ma fondamentalmente in questo tempo penso che la famiglia, le famiglie in formazione abbiano bisogno di mantenere i contatti. E quindi chi si occupa di pastorale familiare in qualche modo cerchi di coltivare con delle telefonate, con dei momenti di preghiera, con dei tempi di condivisione anche in piccoli gruppi, di custodire delle relazioni calde. Ecco, penso che questo sia il primo passaggio, no? Molto della pastorale familiare in questo tempo ha assunto questa colorazione e a volte magari sa anche quasi di impotenza o di non efficienza. Invece forse veramente è proprio la risposta primaria che possiamo dare in questo tempo. La seconda cosa che riemergeva anche dalla lettura fatta precedentemente è la necessità adesso di mettere le basi per poterlo poi realizzare più avanti di rifondare un patto tra le generazioni. È proprio necessario, veniva detto prima, trovare un linguaggio per dire ai figli non solamente non uscire perché sennò mi fai ammalare o fai ammalare il nonno e quindi attivi processi e percorsi di frustrazione, ma legare al tema della responsabilità, del valore dell'altro. E del fatto che il mio impegno a fare delle cose porterà sicuramente una crescita nella costruzione delle relazioni. E dovremo veramente ricucire quegli strappi di disinteresse, di paura, di preoccupazione che si sono creati tra le varie generazioni. E quindi penso che sia importante riprendere in mano questo tema, se non già mettere le basi per un'evangelizzazione di questa alleanza generazionale. Un altro tema che da un punto di vista pastorale penso sia una sfida da affrontare è il tema della morte. Mai come questo tempo, questa generazione, forse ce ne eravamo veramente dimenticati, per grazia non siamo un tempo, o almeno questa parte di mondo, perché in altre parti di mondo questo dramma
permane con grande violenza, ma questo mondo occidentale da tanto tempo non viveva così prossimo e così numeroso il tema della morte. Le guerre sono molto lontane, le pandemie fortunatamente erano lontane e adesso invece di colpo abbiamo dovuto riaffrontare questa prossimità della morte. Penso che questo sia un tema da dover rielaborare, perché la morte poi è stata anche molto brutta in alcuni momenti, soprattutto nella prima ondata, dove la solitudine, la lontananza, la mancanza di rielaborazione del lutto ci ha strappato via, i cari e ci ha sbattuto di fronte il tema della morte. E allora qui va rievangelizzata, va risignificata, va riannunciato un Vangelo della resurrezione in questo tempo, ma anche qui bisogna trovare parole che non siano stereotipate, che non siano in qualche modo già usate e logore in partenza, ma vanno, come dire, valorizzate le esperienze e a partire dal vissuto rievangelizzare la morte. Un'altra cosa che penso sia importante per la famiglia come spazi di pastorale sia il risignificare la casa. Perché la casa, come dicevo all'inizio, è stata invasa da tante cose, dal lavoro, dalla scuola. Abbiamo fatto i conti con una casa che non era adattata o adatta per la convivenza. Era una casa pensata per come dire, il transitare. Si poteva stare in 90 metri quadrati, anche in 5, tanto poi si stava in quello spazio a tempi alterni. E l'idea dell'appartamento, questo luogo appartato, messo da parte, ecco, è stato un po' rimesso in discussione in questo tempo. E anche noi come Chiesa tante volte abbiamo investito della domesticità della Chiesa, la Chiesa domestica, abbiamo fatto fare nella casa tante cose. Ora, secondo me, questo tema della casa, del luogo abitato dalla famiglia, va risignificato, perché se no c'è il rischio che qualcuno si senta invaso, si senta espropriato di questo luogo che ha il sapore del privato, dell'intimo, ma che inevitabilmente in questo tempo è stato così aperto al mondo, socializzato anche troppo. Penultima cosa, penso che sia un altro elemento importante, visto la virtualità, la rievangelizzazione del corpo. Abbiamo bisogno, c'è una grande nostalgia di doversi, di potersi rincontrare, riabbracciare, di poter vivere ancora una corporeità che racconta. Ecco, anche questo penso che sia un tema che abbia bisogno di essere rievangelizzato in ambito familiare, perché la dimensione virtuale non è irreale, è un'altra forma di realtà, però in questo come ci entriamo con il corpo? E penso che questa sia una grande sfida per non perdere o per non alienarci in quella dimensione di fatica che ci veniva detta anche precedentemente. E gli ultimi due cose che volevo consegnare come processi o percorsi pastorali sono: uno, il tema della narrazione. Questa convivenza forzata ci ha costretto, ci potrebbe costringere a dover consegnare la fede, la vita tramite un racconto. L'opportunità di riraccontare le nostre motivazioni. Allora penso che questo sia un passaggio importante, ritornare a parlare di fede in famiglia perché in qualche modo siamo coinvolti in questo processo. E da ultimo, e chiudo, penso un'altra sfida grande che ci vede, ma ci vedrà ancora di più impegnati è la rievangelizzazione della solidarietà. Perché in questo tempo inevitabilmente le crisi economiche, la diversificazione tra varie aree del territorio, tra chi ha un lavoro dipendente e quindi per certi versi potrebbe non avere problemi di una sospensione del lavoro e chi invece il lavoro deve in qualche modo guadagnarlo giorno per giorno e quindi vive anche questa crisi e quindi una solidarietà, Papa Francesco in una Fratelli Tutti ci parlava di questo samaritano, ma dove il samaritano molte volte si ritrova a essere quell'uomo, come dire, preso a botte dai briganti. E allora penso che sia importante per noi in questo tempo veramente riprendere in mano questo valore della solidarietà e rievangelizzare la famiglia come luogo di una solidarietà ecclesiale.
Grazie Fra Marco per il suo intervento e con questo chiudiamo il tema dedicato alle relazioni familiari.